Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Nuovo capitolo della guerra dell'acqua a Cosenza. Dopo la conferenza stampa del sindaco che ha annunciato l'intenzione di chiedere un risarcimento alla regione, la replica della Sorical che definisce le tesi di Occhiuto infondate. Il sindaco dice che la regione ha speso 400 milioni di euro in investimenti e non si sa dove siano andati a finire su questo punto. La Sorical sottolinea che la società, quando nel 2004 è subentrata alla regione nella gestione degli acquedotti regionali, ha completato e avviato investimenti per oltre 250 milioni di euro, di cui 150 milioni di fondi pubblici. Non corrisponde al vero, continua Sorical, che il socio privato è andato via vendendo le quote ad un euro, bensì dopo la messa in liquidazione della società ha manifestato la volontà di uscire dalla compagine, ma attualmente Veolia è socia di Sorical attraverso Acqua di Calabria. Per quanto riguarda poi i mancati investimenti della rete comunale, Sorical sottolinea che la società e la regione non hanno alcuna competenza. La legge Galli affida ai comuni la gestione delle reti idriche essendone proprietarie e pertanto gli investimenti li avrebbe dovute fare il comune con la tariffa che incassa dai cittadini. Cifra congua, aggiunge la Sorical, visto che ammonta a circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda poi il provvedimento del Tribunale delle Acque di Roma, Sorical conclude che il Tribunale si esprimerà nel merito ad ottobre. Nei giorni scorsi ha solo respinto la richiesta cautelare della Sorical di sospensione dell'ordinanza, ritenendo che il danno che la società potrebbe allo Stato subire sarebbe solo eventuale e in ogni caso configurerebbe una responsabilità del comune e non della società.